Bentornati a tutti! Oggi andremo a parlare della bellissima Fire TV Stick Lite, la pennetta di Amazon che rende smart qualsiasi TV. Andremo a fare l'unboxing, vedremo come configurarla e scopriremo tutte le sue funzioni. Allora, siete pronti? Sigla! Iniziamo subito! La pennetta di Amazon viene spedita a casa in una coloratissima scatola arancione. Ma andiamo a fare l'unboxing e scopriamo tutto ciò che contiene la confezione. Troviamo il telecomando che funziona anche con i comandi vocali grazie ad Alexa. Esso per funzionare necessita di due pile mini stilo. Ma non preoccupatevi, Amazon le ha incluse nella confezione. È una cosa molto apprezzata, dato che spesso quando si comprano prodotti tecnologici mancano pile e adattatori. Troviamo poi il libretto delle istruzioni multilingue, chiaramente la pennetta da attaccare alla TV, che da come potete notare è piccola e moderna, e si contraddistingue per il logo di Amazon. Abbiamo poi l'alimentatore con l'adattatore, e un altro adattatore HDMI. Vado ora a inserire le due mini stilo in dotazione, che da come ci si poteva aspettare sono di marca Amazon Basics. Il prossimo passo sarà assemblare il cavetto mini USB con l'adattatore da corrente a muro ed inserirlo lateralmente alla pennetta. L'altro adattatore HDMI, invece, essendo flessibile, va utilizzato se non abbiamo spazio dietro la TV e per migliorare la qualità di ricezione del segnale della pennetta. Ora vado a collegare la pennetta all'ingresso HDMI della TV e l'altro cavo in una presa della corrente. Adesso non mi resta che accendere la TV e cambiare la sorgente video con HDMI. Spesso il tasto sul telecomando per farlo è Source. Ok, vado a cambiare con HDMI e devo aspettare che l'Amazon Fire Stick TV Lite trovi il telecomando. Se non lo riconosce subito, avvicinatelo di più alla pennetta o premete il tasto Home per 10 secondi. Non appena il telecomando sarà funzionante, possiamo iniziare la configurazione, partendo come sempre dalla lingua. Scegliamo Italiano Italia e poi colleghiamoci a una rete Wi-Fi, inserendo la password se necessario. Per configurare la pennetta ci vorrà un po', dato che alla prima accensione troverete già un aggiornamento da effettuare. La pennetta però lo scaricherà rapidamente utilizzando il Wi-Fi. Mentre l'aggiornamento si conclude, vado a spiegarvi le differenze tra la Fire TV Stick Lite e quella normale. Entrambe possono essere utilizzate con i comandi vocali per Alexa e supportano il Full HD. La versione Lite costa di listino €29,90 e non dispone dei tasti per accendere e spegnere la TV e regolare il volume, cosa che invece troviamo sulla versione normale, che costa di listino €39,90. Finito l'aggiornamento, siamo pronti ad effettuare l'accesso con il nostro account Amazon o crearne uno nuovo. Rechiamoci quindi su www.amazon.it/code da smartphone o da computer, ed utilizzando il codice comparso sulla TV, andiamo a completare la registrazione. Continuiamo la configurazione della pennetta, confermando se vogliamo utilizzarla a nome nostro o di un altro utente. Decidiamo se salvare la password del Wi-Fi e se attivare il Parental Control. Esso sarebbe un PIN per impedire ai bambini di usare applicazioni, fare acquisti o guardare contenuti espliciti. Quindi, in base all'esigenza, possiamo anche saltare il passaggio.
Ora Amazon ci chiederà di scegliere i nostri siti di streaming preferiti in modo da organizzare al meglio l'home page. Da come noterete, le app sono davvero tantissime e senza nessun problema potrete scaricarle anche in seguito. Confermiamo la scelta premendo su Termina ed ecco che finalmente siamo pronti a utilizzare la pennetta di Amazon. Adesso veramente abbiamo solo l'imbarazzo della scelta quando dovremo vedere un film o iniziare una serie TV. Per quanto riguarda i comandi vocali di Alexa, per utilizzarli ci basta tenere premuto sul microfono sul telecomando e parlare. Alexa, che fai? Matto col mio piede virtuale, ritmo di tutte le mie canzoni, modeste a parte. Alexa, com'è il tempo a Bologna? A Bologna, Emilia Romagna, la temperatura è di 8 gradi Celsius, con cielo sereno. Per oggi sono previste nubi sparse, con una massima di 17 gradi e una minima di 8 gradi. Ad Alexa potrete chiedere praticamente di tutto. E se vi interessano le domande più divertenti da farle, vi lascio un mio precedente video in descrizione. Intanto col telecomando vado a muovermi tra le varie sezioni, e cioè film, serie TV, applicazioni e giochi. In questa maniera verrà fatta una selezione di tutti i contenuti che mi verranno mostrati. Per quanto riguarda app e giochi, ci basterà cliccare su quello che vogliamo e premere sulla relativa opzione per scaricarlo. Sia se l'app è gratuita o a pagamento, ci arriverà una notifica via email dell'avvenuto download. Ed anche per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, mettimi un like ed iscriviti al canale. Io come sempre ti aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!